Oggi presentiamo dei dati molto importanti perché con la nuova programmazione PORFESRE le Marche sono partiti tipo con uno scatto da centometristi, ovvero siamo la regione che in rapporto agli abitanti, in rapporto alle imprese ha immesso più risorse per le imprese su questa nuova programmazione, quindi parliamo di quasi 200 milioni di euro già a disposizione, che significa ovviamente uno sviluppo di risorse altrettanto importanti, che i quali benefici poi ne ovviamente trarremo durante il prossimo anno e quando i progetti verranno sviluppati. Però volevo appunto così sottolineare questo dato importante, perché quando parliamo di programmazione legata all'ecosistema imprenditoriale economico regionale, fondamentale è il buon utilizzo e l'immediato utilizzo delle risorse che abbiamo a disposizione. Quindi le imprese marchigiane sono le imprese che in assoluto in Italia stanno maggiormente beneficiando delle risorse pubbliche. Sono, diciamo, quelli strategici che per noi riteniamo fondamentali proprio per sostenere lo sviluppo delle imprese, per garantirne la competitività su mercati internazionali, ovvero la ricerca, lo sviluppo, gli investimenti produttivi e il credito. Attraverso appunto questi strumenti stiamo dando, credo, delle risposte veramente fondamentali. Non ce n'è uno più importante dell'altro, perché rappresentano anche uno sviluppo, diciamo, anche cronologico, cioè non c'è sviluppo industriale se alla base non c'è ricerca, se non c'è voglia di fare innovazione. In più il credito è una delle richieste maggiori che ci sono arrivate, l'accesso al credito per le imprese. Abbiamo creato un sistema che reputiamo tra i migliori in Italia.